Yevgeny Nikulin potrebbe essere estradato verso gli Stati Uniti o verso la Russia. Il 29enne russo, sospettato di aver sabotato social network, i siti statunitensi e russi, è in stato d'arresto a Praga, dove era stato fermato lo scorso 5 ottobre. L'audizione si è tenuta nel carcere dove il sospetto è detenuto. Il suo avvocato ha annunciato che farà appello. Faremo appello, credo che faremo appello contro l'estradizione verso gli Stati Uniti, ha confermato Ilya Makiev, avvocato difensore di Nikulin, visto che non abbiamo invece obiezioni rispetto ad un'estradizione in Russia, ha detto. L'arresto di Nikulin era avvenuto a Praga grazie ad un'operazione congiunta delle forze speciali della Repubblica Ceca e dell'FBI. Washington accusa Nikulin di essere implicato nel piratage informatico orchestrato da Mosca per influenzare le presidenziali. Mosca, a sua volta, lo accusa invece di reati minori legati alla frode informatica.